Politiche verdi e non solo a parole, con il progetto Green Communities un tassello importante va al suo posto. Ieri infatti, 29 dicembre, nella sede della Protezione Civile di Schio sono state consegnate a ciascuno dei 10 comuni dell'Unione Montana Pasubio, Piccole Dolomiti e all'Unione stessa 11 auto elettriche con relativo punto di ricarica. Sono 11 Jeep Avenger le auto arrivate nei comuni dell'Unione Montana Pasubio, Piccole Dolomiti. Un'azione prevista dal progetto e finanziata dalla Regione del Veneto con i fondi del PNRR con l'obiettivo di costituire una comunità energetica territoriale fondata sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dunque anche con l'utilizzo di mezzi in ottica verde. L'acquisto delle auto ha comportato una spesa di 425.600 euro all'interno di un progetto che prevede 4.300.000 euro di investimento. Le Jeep personalizzate con il logo dell'Unione sono ad alimentazione 100% elettrica e cambio automatico. L'autonomia è di 550 km in città e fino a 400 km nel circolo montano. Si ricaricano al 20%, dal 20% all'80% in 24 minuti e le emissioni di CO2 sono pari a 0 grammi per chilometro. Una potenza totale di 126 cavalli e una coppia massima di 260 newton con 6 modalità di guida tra cui neve, fango, sabbia per garantire il massimo della sicurezza. La tipologia di queste vetture è del tutto innovativa, spiega Werther Costa, presente con Massimo Ceccato in rappresentanza di Ceccato Auto, azienda che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei mezzi e si adatta benissimo alla realtà di pubblici servizi, così come le esigenze della maggior parte degli utenti che percorrono non più di 50-100 km al giorno. Ci auguriamo perciò che la scelta delle amministrazioni pubbliche possa ispirare molti cittadini a fare un investimento iniziale importante, ma che ripaga nel tempo, essendo questi veicoli che necessitano di pochissima manutenzione ed offrono comfort, sicurezza e inquinamento zero.